Io purtroppo ho sempre poco tempo, poi mi dicono che devo tagliare, ma la poesia trasforma veramente, perché ascoltare la poesia, sentir parlare di poesia, fa venire in mente tante cose, vorrei parlarvi di tante cose, ma non posso farlo. Va bene, allora andiamo avanti. Poesia sconfinata, dalla Finlandia, Jouni Mikael Inkala. Thank you for coming, you're welcome. Lorenza Del Tosto, che fa da interprete. Lorenza, Jouni, you can sit down there. Okay. Lorenza, io mi metto qui. Ok. Dunque, Jouni è un poeta finlandese. E il suo libro... can you give me your book, Jouni? Allora, Jouni ha pubblicato in Italia un libro con la casa editrice Il Ponte del Sale, che è una sua antologia di sue poesie, che si chiama All'equinozio d'autunno, per chi volesse lo diciamo, quindi lui è tradotto in Italia, traduzioni di Antonio Parente, che poi è lo stesso traduttore che ha tradotto le poesie che oggi leggerà Jouni. Dunque, Jouni, tu sei un finlandese. Cosa significa essere un poeta oggi in Finlandia? Well, for me, to write and think in Finnish is a basic of my writing and being as a poet. In Finland, there is a nowadays very enthusiastic atmosphere to poetry, and many new poets arrive to the poetry scene, and many new books are published each year. So, in my opinion, you feel good to be a poet in Finland nowadays. Per me scrivere e pensare in finlandese è proprio alla base della mia scrittura e della mia poesia. C'è un grande entusiasmo, c'è un'atmosfera di grande entusiasmo nei confronti della poesia nel mio paese, e continuamente nuovi poeti salgono alla ribalta ed entrano nella scena politica. Sempre libri vengono pubblicati, quindi ci si sente molto bene ad essere poeti in Finlandia. Ma tu fai parte di un gruppo, ti senti parte di un gruppo in Finlandia, perché siete una generazione, tanti poeti finlandesi, tu ti senti parte di un gruppo o un poeta, diciamo, solitario nella sua poesia, una poesia diversa o fai parte di un gruppo? A very good question. Of course, each poet is responsible of his or her own writing, but that doesn't prevent the thing that new generations feel somehow need to gather together to give new impulses and new waves of writing to poetry. My generation did that in the 1990s, and I think that has happened ever since. Okay. Questa è una buona domanda. Credo che ogni poeta sia responsabile della scrittura, della propria musica, della propria canzone, ma questo non impedisce che magari la nuova generazione non senta il bisogno di riunirsi insieme e di stare insieme per dare impulso alla poesia, come la mia generazione lo ha fatto negli anni 90 e continua da allora a farlo. E ieri facevamo, posso rivelare questo segreto, stavamo chiacchierando amabilmente, e allora abbiamo parlato ad un certo punto della lingua italiana e la lingua finlandese, e tu mi hai detto una cosa che mi ha colpito, perché non conoscendo il finlandese non sono in grado, e mi hai detto che c'è una similitudine. Ci vuoi dire qualcosa? Vuoi dire qualcosa su questo, sulla lingua italiana, il rapporto secondo te tra la lingua italiana e la lingua finlandese? Oh yes, per me italiano e finnico sono come due
sorelle bellissime, bellissime. And so these two sisters, they have the European record of the amount of vowels in their languages, and from that comes the musicality, for, at least for me, which combines them somehow to belong to this same musicalical family. Queste due sorelle, come vi dicevo, detengono un record a livello europeo, che sono le lingue che possiedono il maggior numero di vocali, e da questa presenza delle vocali viene la musicalità, almeno per me, delle loro lingue, che fanno sì che appunto appartengano insieme a questa famiglia della musicalità. Bene, poi le ascolteremo. Intanto ti volevo fare solo un'altra domanda. Ho letto un tuo testo in cui tu parli della nascita della tua poesia. Mm-hmm. Dice: la mia poesia nasce, e fai tutto un testo molto bello, peraltro, che tu mi hai detto forse è la quarta di copertina del tuo libro, non lo so, del libro italiano. Mm-hmm. E come nascono le tue poesie, Leoni? Very difficult to make it short, but well, poems come step by step and very patiently, and somehow you can't never know when one line or two lines that you have written, so where to they will belong to and when. It can take 5 or 10 years before these lines appear to a new poem. And somehow, for me, poet is more or less a listener to new lines that are given from outside than hand-making maker. È molto difficile dirlo in breve, in sintesi. Diciamo che è un processo che si sviluppa passo dopo passo e con estrema pazienza. Non sai mai quando appare una riga, una linea, una strofa, una riga o più righe, a cosa appartengono e quando. Magari a volte ci vogliono 5 o 10 anni perché appaiano in un nuovo poema, in una nuova poesia. Quindi il poeta per me è un ascoltatore, colui che ascolta queste righe che vengono, queste parole che vengono dall'esterno, più che un artigiano che le compone. Ok, Yoni, we can wait to hear your poetry. Okay. You can read. Grazie. Thank you. Grazie. Buona serata a tutti. E ancora, grazie, ancora una volta vorrei dire che è un onore per me di essere qui. Auringon kiilan tulokulma oli joogaliike, harvoin nähty. Vaikeasti jäljiteltävä tietenkin, koska kuului poissulkevasti auringolle. Venyi, kuten yhteydenotto toisinaan. Hotellihuoneessa tyttö ja poika paneutuivat makaamaan vierekkäin. Poika oli vastannut myöntävästi tytön kysymykseen. Heidän yhteinen joogaliikkeensä, auringon mahdoton jäljitellä, huikaisi. Hetki venyi, viivytteli.
Poika kertoi, miksi kaikista käsitteistä juuri ääretön on saanut matematiikalta tunnuksekseen venetsialaisen naamiaissilmikon. Sen jälkeen tyttö sai kokeilla silmikkoa. Muutto Stefan Mosterille. Palatsi niin sokkeloinen, että perille pääsee vain neuvokkuuden avulla. Palatsi niin selväpiirteinen, ettei takaisin tarvitse osata välttämättä ollenkaan. Päivät seuraavat toisiaan kuninkaiden väreissä ja muina miehinä rakkautta. Kaukana sisäänkäynnin yläpuolella teksti. Tästä eteenpäin osaat yksinkin. Sonetti. Pysyvä todistus auringon vedystä. Savu nousee pellolla. Ilmaan kirjoittaa. Päärynä puu kukassa. Rastas oksellaan. Olemme kaikki tulleet tähtipölystä. Käyn kyljelleni maahan, nautin näystä. Päivä liikkuu eri puolella mannertaan. Riippusilta paimentaa rekkajonojaan. Kaivos tyhjentyy sorasta ja kivestä. Punarinnan puuha on hengeni aineen. Miten voi ihminen kuolettaa huolensa, jos ne saavat sielussa sijan ja maineen? Oppii kävelemään halvaantunut nainen. Elämän sitkeys kuiskaa, pitää puolensa yhdessä ensiaskelten pallon lasten. A, A, V, E, S, Ä, R, K, Y, Aavesärkyä, W, H, Ordenille. Entäpä, jos selkäkipu on kerran omistamamme hännän aavesärkyä? Niskan kolotus selkäpanssarin, hartioissa kiehuva särky siipien, etenkin pitkän kirjoitusrupeaman jälkeen. Entäpä, jos hiuksemme ovat sulkien, karvamme untuvien sukua, ja kavioiden tilalla litistyivät painomme alla lättäjalat. Korvien paikalla loistivat kidusten punaiset pornoluolat. Voiko siis olla, että menneisyytemme oli ruotojen viitoittamaa, että liuumme huomaamattamme kohti jatkoaikaa, nykymerien aaltoja ja tyyntä, sillä emmehän voi tietää, millä tuulella matalapaineet vielä työskentelevät. Kuka osaa kertoa, miksi siirtyisimme kahdelta jalalta yhden varaan? Miksi pakaralihaksemme kasvaisivat kiinni polvitaipeisiin? Ja miksi saisimme nähdä päivän, jolloin äidit ovat munankuoria, joiden sisällä lapset syntyvät ja kasvavat, kunnes uudelleen säädetyssä täysikäisyydessä kuoriutuvat?
Icaros, 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 Icaros. Icaros Helsingissä. Vasta 4000 vuotta ystävänsä jälkeen nainen hyppäsi tavaratalon 3. kerroksen parvelta alas. Kun hänen ruumiinsa mätkähti hajuvesiosaston lattiaan kuin nyrkkeilysäkki, pysähtyivät myyjät hetkeksi kuin uutistoimisto sodan ensimmäisen ilmataistelukuvan nähdessään. Sen jälkeen joku sanoi, mikä hän hullu, ja poliisin ambulanssin tultua nainen peiteltiin syksyisen ruusupensan tapaan ja vietiin nopeasti pois. Muutama veritahra siivottiin, mikä hän hullu. Pesuveden väri muistutti kreikkalaista puolikuivaa viiniä, sellaista, jonka maku on viipyvä, notkea ja hieman tamminen. Sen jälkeen ostamisen ja myymisen hälinä unohtivat naisen. Sairaalan ruumishuoneessa hän makasi päivän, kaksi. Kukaan ei tullut katsomaan hänen perään. Hän makasi pussissaan arvokkaasti selin, kuten suuret hallitsijat. Kaikki, mitä hän oli toivonut elämältä, näkyi vielä joitakin hetkiä vastahakoisesti kasvoilta. Grazie. Roomalainen 33. Jossain yössä miehen luotilanka putoaa 7 tuumaa naisen lantion mereen. Mies laskee maitinsa, nainen mätinsä, yhdessä. Uutteet nostavat hetkestä muiston. Sen sisällä verisuonet haarautuvat kuin kämmenet. Analyysi on lapsuutta. Synteesi aikuisuutta. Heitäkin vastoinkäymiset ovat vuoroin koetelleet, vuoroin vahvistaneet. Myötäkäymiset kieltäytyneet kuolemasta heissä sukupuuttoon. Mikä on tämä leikki? Näkemisen kirkkaus, joka sokeuttaa, ja aina sen kerran, jota edelsi 100 viimeistä läheistä. Minuutti ei ymmärrä, miten se jaetaan. Ei tunti, vuosi. Hiukset, mihin ne putoavat ja mistä. Alan olla varma. Näin olisi puhunut vain viisas kuolemansa syntymähetkellä. Sanat olisivat seuranneet perässä. E ancora una poesia.
Leima. Syntymän jälkeisiä kyltymättömiä yllätyksiä. Näköala edelleen peninkulmia. Moni plussa, etevämpi miinusta. Sisu ihmisliukoista. Mystikolle suotiin kerran taivaallinen ilmestys. Sitä seurasi uusi ilmestys hänen omien sanojensa mukaan jo 20 vuoden kuluttua. Toivo on paikalla vaitonaisena, kuten tavallista. Luemme sen huulilta, mitä se tahtoo sanoa. Varpuset hakevat suojaa orapihla ja aidasta, niin kuin pyhimys Jumalan sanasta. Tante grazie. E il prossimo appuntamento è sempre una poesia sconfinata, è Prisca Agustoni, che viene dalla Svizzera. Ciao Prisca, Gio, grazie piacere. Di essere venuta, piacere, non ci siamo potuti salutare prima. Introdotta da Anna Toscano, che invece conosciamo bene, grazie. Buonasera a tutti. Siamo qui con Prisca Agustoni, che è nata a Lugano e vive da anni tra la Svizzera italiana e il Brasile. Esatto. Dove lavora come traduttrice un po' in giro per il mondo, visto le lingue che possiedi, e come docente di letteratura italiana. Scrive e si autotraduce in italiano, in francese e in portoghese. E su questo lavoro, sulla lingua, fomenti tutti i tuoi versi un po'. Molte le sue pubblicazioni dal 2007 ad oggi, ricordo la penultima che è Lingua sommersa per la collana Isola Bologna del 2021 e quella di cui parleremo oggi che è Verso la ruggine del 2022 per Interlinea. Prima cosa che, di cui mi piacerebbe parlare è come è nato Verso la ruggine e soprattutto la presenza in questo libro di molte persone, occhi, sguardi, voci, che è abbastanza una costante in tutta la tua opera poetica, per cui è un arrivo questo libro, un passaggio e tutti questi occhi e queste voci di chi sono, da dove arrivano? Innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, allora, Verso la ruggine bisogna innanzitutto spiegare che è un libro che nasce da una... è scaturito da una tragedia ambientale, o meglio, da una ecocrimine. Appunto in Brasile, nello Stato, nella regione in cui vivo, è successo nel 2015, poi di nuovo nel 2019, una delle grandi dighe di estrazione di metalli, di ferro, si è rotta e è fuoriuscita una lava tossica che ha ucciso non solo 200 persone ma anche un fiume. E quindi da questa tragedia di proporzioni epiche, perché comunque la morte di un fiume è qualcosa che non ero mai riuscita a immaginarmelo nel mio vissuto anche da Svizzera con questi fiumi alpini. E da lì è nata la voglia di capire un pochino meglio cosa è successo in questa regione, soprattutto a chi ci vive. Quindi questi occhi sono gli occhi di chi vede la tragedia ambientale, ma è soprattutto uno sguardo. Io non volevo parlare dal punto di vista personale, non volevo che ci fosse l'io, Prisca, coinvolta in questa tragedia, ma che fosse uno sguardo come di una telecamera che filma tutto lentamente. E poi lasciar parlare i sopravvissuti della regione. E quindi questi occhi sono degli occhi che hanno vissuto in prima presa diretta gli effetti catastrofici della deriva ambientale e volevo che fossero loro i primi osservatori che sono muti, perché di solito non si dà voce a chi è vittima di queste tragedie, e volevo che potessero essere presenti e parlare nel mio libro. Oltre agli occhi delle persone, dai voce anche agli occhi degli animali. Rimane l'immagine della paura negli occhi di un cavallo. Sì. È molto forte questa immagine, dopo la lettura, che ti segue, questi occhi pieni di paura degli animali.
Sì, perché queste mi sono ho visto delle fotografie terrificanti dopo la tragedia e gli animali ne erano coinvolti, erano coinvolti in questa lava tossica, non riuscivano ad uscirne e non hanno il linguaggio, il nostro linguaggio per chiedere aiuto. E quindi ho pensato che anche loro, un po' come le vittime, gli abitanti sulle rive del fiume, che non hanno voce, non sono mai ascoltati, è un po' la stessa condizione, che sono le vittime, le prime vittime dirette della nostra indifferenza anche. E quindi questo sguardo che rompe l'indifferenza, volevo che fosse uno sguardo tagliente. Questo tuo libro è come se gettasse dei semi per la memoria di domani, è come se dicesse ti do un documento bellissimo in versi che funzionerà come memoria per il domani. Ti cito, facendo la domanda, due versi di tuoi dicono: perché dissotterrare fossili, perché scavare nella memoria per trovarvi che cosa? È quello, cioè abbiamo delle memorie stratificate, le memorie individuali, le memorie collettive, c'è la memoria storica, così spesso la mettiamo in discussione. E quindi sì, c'è questa voglia di, questa necessità, non è una voglia, questa necessità di fare fermentare, di fare macerare le cose nel tempo. In noi macerano le cose nel tempo, la storia comunque ci scava dentro ed è un po' questa l'idea che volevo passare attraverso i versi, una memoria stratificata che si deposita lentamente su di noi, sulle generazioni future. Un po' come se in versi tu avessi steso una memoria collettiva, non solo del singolo a cui dai voce, ma anche per tutta la collettività presente e futura. Sì, le tragedie ambientali di queste proporzioni hanno impatti collettivi. Non è una tragedia che colpisce una persona, una famiglia, un villaggio, ha proporzioni collettive, ha effetti a catena poi su tutta la popolazione, ha effetti comunque dei quali si parla un po' ovunque adesso nel mondo, siamo immersi in questa grande tragedia. Ma è abbastanza, ma comunque dobbiamo comunque capire che è la collettività che ne è coinvolta, non sono io, non sei tu, non siamo noi qui oggi soltanto. Dicevamo, tu scrivi in italiano ma ti autotraduci in portoghese e in francese. Come funziona questo meccanismo nella poesia per quanto, te? Quanto tempo abbiamo? Un minuto. Ma diciamo che sì, nel corso degli anni mi sono spesso tradotta inizialmente per questioni pratiche e poi vivendo in un contesto linguistico e culturale come il Brasile da oltre 20 anni è chiaro che la voglia di collaborare, di essere ascoltate, di ascoltare, di interferire così come sono toccata dalle voci degli altri è quasi naturale il processo. Oggi ci leggerai qualcosa da Verso la ruggine in italiano? E? Sì, ma leggerò anche due estratti in portoghese e anche la loro versione italiana. Per cui avremo la versione italiana e portoghese, poi portoghese, per cui ci basta ascoltarti. Sì. Prego, grazie. Grazie. Allora, vi leggo alcuni estratti appunto da Verso la ruggine. Inizialmente la maggior parte sono testi in italiano, ma alla fine farò anche una breve lettura nelle due lingue. Kenchin sino anada, kenchin sino anada, foi marinheiro, foi com os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi com os peixinhos do mar. Uatu è il suo nome, il fiume sacro della tribù. Sul suo fondale ci sono impronte, zampe galleggianti di esseri preistorici, archetipi di un mondo vegetale e suoni geologici, di lessico acquatico della lingua Borum, di piante smarrite nel loro sogno, lontane mille millenni da noi. Un manoscritto chiuso in un cassetto, la civiltà delle radici galleggianti. Cresce nel terriccio, nel torrente, radice o palafitta, raro fiore insorto, questo sperone. Avanza sul fiume la pece e sotto scava con delle ruspe d'ombra di schegge di ferro, fino in fondo, fino a inghiottirlo, il gusto amaro dei metalli.
perché di sotterrare fossili? Perché scavare nella memoria per trovarvi terra su terra, ossa su ossa? Una storia che pianta radici in bocca. Quei sorrisi di falce e di luna, così bianchi nella notte, imitano urla stridenti oppure gesti di bambola gelosa del proprio segreto, di chi tutto vede ma non ha voce. Anticipare 100 anni in un'ora, varie generazioni in un unico gesto, definitivo come aprire il mattino la finestra. Davanti a noi ciò che già fu luna e arida crosta, ora rispecchia delle orme inquietanti. La pelle squamosa, occhi infossati, raccontano col silenzio dentro l'aria l'agonia dei pesci stritolati dalla lava. Watu muore, Watu è ammalato. Dov'è Watu che sanguina dai suoi innumerevoli polsi? Saperle ancora umide e tiepide le mani delle donne del Jequitinhonha, matrici delle cose convesse e sinuose. Ci accarezziamo, ci stringiamo forte per vincere il timore di questa guerra senza bombe. Nelle anfore d'argilla conserviamo l'acqua di sorgente o di pozzo, fresca nel caso in cui fosse necessario rifugiarci qui, chiuderci in casa per mesi, al riparo da queste bombe senza guerra, da questa epidemia di deserto. Il paese ci è caduto addosso che era sera. Pioveva lava e cenere. Sottoterra altra terra cresceva come unghia che lenta si sfalda, felce millenaria, intrecciata nel groviglio della torba. Ma nessuno ancora lo sapeva, nessuno le vedeva le case che hanno cambiato sponda e colore, dal bruno al rosso, al bruciato, all'ocra, al fango, al nero. Hanno attraversato il corso d'acqua, risalito la costa delle rane, chiatte galleggianti, senza remo. Gli abitanti del distretto di Mariana, donne, fratelli, cani, uomini soli, sono tutti delle madri che aspettano, si danno la mano e aspettano il ritorno dei figli. Mischiano in bocca la notte con la sabbia e vegliano perché la parola sia lumino che ancora porti la pace. Nel buio del villaggio entra il crampo del rumore, un boato sordo e duro che contrae il sonno. Mentre tutti dormono, il bambino, sonnambulo, cerca il ciuccio perso tra le lenzuola e il cuscino. A occhi aperti e piedi nudi, si dirige fino all'uscio e senza vederla riceve la notte in pieno volto. Un urto violento, il pugno sordo dell'universo. La tartaruga. La tartaruga dal guscio a scacchiera, lo sa lei di essere l'unica testimone della rovina? Cosa ci dirà fra 100 anni quel suo ostinato incedere, lento di animale eterno, lì da sempre, sempre sereno? Ci confesserà forse
l'origine della sua radice fossile, un dinosauro che non è più, ma resiste nelle placche? Quale pensiero avrà percorso fuori dal pendolo delle ore? Quali sentenze? Queste sono le ombre di nessuno, questa è la luce senza innocenza? Avrà osservato, silenziosa, pesci, rane, uccelli, precipitare dentro la memoria come sasso caduto in uno stagno e lì galleggiare per un momento, eroico gesto quasi umano per un tuffo più vero? La tartaruga dal guscio a scacchiera, lo sa lei di essere l'unica superstite dei metalli e che a lei sola sarà data la grazia e la condanna di testimoniare all'esaurimento della storia, senza potercela raccontare, né quell'attimo estremo e straziante che anticipa la domanda finale? Adesso vi leggo una poesia in portoghese che appartiene al frammento dove do voce ai superstiti. E questa è Agrippina. Scusate. E stava cogliendo a malva na horta. Corri pra casa após o estrondo. Procurei minha filha. Sabia que não estaria morta. Ela ainda estava viva na cama. Tinha gotas de terra a descer-lhe dos olhos. O rosto como rocha calcária. Tinha cinco anos e uma febre insistente. Trouxe-lhe chá quente com a água escura da mina. Toquei sua fronte. Meus dedos deixaram rastros, pinturas rupestres na pedra. Seu hálito sabia a malva. Tinha cinco anos e o corpo ainda estava morno. Adesso ve la leggo in italiano. Agrippina. Ero in giardino a raccogliere la malva. Dopo il frastuono sono corsa in casa, ho cercato mia figlia. Era ancora lì, nel suo letto. Aveva rivoli di terra che le scendevano dagli occhi. Le guance come rocce calcaree scavate dal tempo. Aveva 5 anni e una febbre insistente. Le ho portato il tè caldo con l'acqua scura del pozzo. Le ho sfiorato la fronte, ma le mie dita hanno lasciato impronte come dipinti rupestri sulla pietra. Il suo fiato sapeva di malva. Aveva 5 anni e ancora tiepido il corpo. E per chiudere vi leggo un'altra voce superstite, diciamo, che è persa. Ve la leggo in italiano perché l'ho persa in portoghese, scusate. Maria. Ci hanno detto vi daremo case nuove. Non voglio un'altra casa. Voglio quella dalle ombre lunghe sulla strada. Nell'ombra ti spingevo ad entrare. Dall'ombra cadevamo insieme, la tua mano come un'idea nella mia mano. Mi sfioravi come sfiori le piante. Mi dicevi, sei venuta con la pioggia. Metti radici, ti prego, nel mio silenzio. Resteremo qui. Abbiamo deciso a cibarci fino all'ultimo grammo di piombo, a sfidarci a chi ama più forte. Grazie.